Dopo Vallefoglia e Petriano, dal 12 al 18 febbraio, il comune di Apecchio, il terzo protagonista di 50x50 Capitalia al quadrato, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i 50 comuni della provincia di Pesaro Urbino a turno capitale per una settimana lungo tutto il 2024. Rinnovo ovviamente il ringraziamento verso il comune di Pesaro non solo per questa ottima intuizione di coinvolgere tutti i comuni, ma anche perché da sempre c'è stata questa ricerca della complementarità. Nel nostro piccolo anche noi abbiamo potuto offrire le nostre risorse, le nostre bellezze, le nostre particolarità, le nostre eccellenze e la soddisfazione è duplice perché questo appuntamento cade immediatamente a ridosso con il riconoscimento che abbiamo appena ricevuto dal Touring Club Italiano con l'assegnazione della bandiera arancione. Diciamo che quindi questo programma ripropone, riflette, potenzia, rilancia i temi che sono stati anche alla base dell'ottenimento di questo titolo che riteniamo essere anche meritato per la particolarità e per l'eccezionalità sotto certi aspetti del nostro territorio. Ricco il calendario con tante proposte, pensando anche ai più piccoli, tra presentazioni editoriali, teatro, letture e laboratori, ma anche mostre, musica, trekking e incontri per parlare di arte. Sono tantissimi eventi che ci vedono protagonisti dal 12 al 18 febbraio. La rassegna culturale prende il nome di AMA con la doppia iniziale per richiamare gli asili degli Appennini di cui come comune della strategia nazionale delle aree interne facciamo parte. E si parte il lunedì con la presentazione di una raccolta poetica, con l'annunciazione della bandiera arancione, un inedito di una poesia di Volponi dedicata al nostro comune, Apecchio, per poi passare alla presentazione di un romanzo, a laboratori teatrali, a uno spettacolo teatrale e musicale il venerdì tutto al femminile con due musiciste e una voce narrante, un po' di divertimento per i giovani il venerdì sera e il sabato con la nostra tradizione del carnevale che è il Carnevale Morto, che è organizzato da giovani del nostro territorio, quindi la parte giovanile non manca, per poi passare invece alla storia, agli amici della storia, con due appuntamenti, uno il sabato e uno la domenica, due mostre a Palazzo Baldini e poi ovviamente la natura che fa parte del nostro territorio, con un trekking la domenica mattina e una visita guidata al centro storico la domenica pomeriggio, per concludere sempre con gli amici della storia. Positivo il primo bilancio del progetto 50x50 Capitalia al quadrato, che ad oggi ha visto protagonisti Vallefoglia e Petriano. Da lunedì toccherà ad Apecchio, un comune che ha con Pesaro un rapporto importante grazie ad un protocollo di collaborazione ben avviato, fondato sull'arte, turismo, storia e teatro. Queste settimane del 50x50 sta diventando non solo un valore aggiunto ma una vera e propria parte integrante, un grande rafforzativo di quello che è lo spirito di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Dopo Vallefoglia e dopo Petriano, ora Apecchio, che è uno dei comuni con cui abbiamo da sempre stretto rapporti di collaborazione, di programmazione reciproca condivisa sul turismo, sulla cultura, sull'enogastronomia, presenta ora una settimana davvero ricca, da lunedì a domenica, quindi 7 giorni pieni, in cui tanti degli elementi che ci hanno collegato in questi anni li ritroviamo nel migliore dei modi.